in collaborazione con Centurion Payroll Service SRL, il payroll outsourcing al servizio della tua azienda. Cari telespettatori, buonasera. Buonasera e bentornati a Forum Imprese. Prima di presentarvi gli ospiti di stasera, volevo ricordarvi che noi siamo presenti su tutti i social network e quindi aspettiamo i vostri mi piace sia su Facebook che su Instagram. Adesso vi presento gli ospiti di stasera. Abbiamo il piacere di ospitare l'avvocato Enrico Santin. Buonasera. Buonasera, vicepresidente di AISOM, un'associazione che raccoglie piccoli e medi imprenditori di settori diversi. Abbiamo il piacere di ospitare Matteo Contardi, responsabile comparto persiane di ADC Sicurezza SRL. Abbiamo il piacere di ospitare Mauro Barilati. Buonasera. Buonasera, direzione commerciale di ADC Sicurezza SRL. Avvocato Santin, come dicevo nel presentarla, lei è il vicepresidente di AISOM. Noi come trasmissione abbiamo avuto il piacere di ospitare in precedenza il presidente Vergani. Ecco, vogliamo ricordare ai telespettatori di che cosa si occupa AISOM e diciamo quali imprenditori, quale tipologia di imprenditori raccoglie intorno a sé. Intanto ho il piacere di portare il saluto di Stefano Vergani, che vi ringrazia per l'ospitalità. AISOM è un'associazione che è nata grazie all'intuito del presidente Stefano Vergani nel 2009, associazione che inizialmente ha raccolto piccoli imprenditori della zona del Milanese della provincia e quindi aveva una connotazione limitata alla Lombardia. Lo sviluppo dal 2009 in avanti ha portato al 2015 a diventare un'associazione di carattere nazionale. Attualmente raccogliamo oltre 100 imprese, ma abbiamo accordi con l'associazionismo delle singole regioni, per cui diciamo che la massa critica oggi supera tranquillamente le 500 imprese. La nostra missione è una missione molto semplice: strutture snelle, capacità di matching, affrontare i veri e reali problemi delle imprese, che vanno, voglio dire, dalla esigenza di acquisizione del personale, soprattutto per quanto concerne le problematiche relative al finanziamento che, come sappiamo, in questi ultimi anni hanno afflitto particolarmente le piccole e medie imprese. È stato il problema più grave che le piccole e medie imprese hanno dovuto affrontare. Assolutamente. E quindi ci sono, diciamo, delle iniziative prossime? Abbiamo in cantiere un progetto che ci rende particolarmente orgogliosi, che in sede di direttivo recentemente abbiamo varato, che è quello di creare attraverso delle convenzioni e degli accordi con il sistema bancario, con i primari gruppi bancari, o delle società veicolo o addirittura un fondo che consenta ai singoli associati, nel momento in cui dovessero avere delle criticità dal punto di vista finanziario, di intervenire sia dal punto di vista di una ristrutturazione, quindi di un esame della situazione singola dell'attività dell'impresa per un rilancio, ma soprattutto per consentire a queste imprese l'ossigeno necessario per investimenti e per superare questa criticità, che magari è anche una criticità esclusivamente momentanea. Benissimo. Chiedo a Mauro Barilati, direzione commerciale di ADC Sicurezza SRL. Vogliamo ricordare ai telespettatori la storia di ADC Sicurezza? Per volontà di Alfredo Rizzi e Mario Contardi, due imprenditori fondatori della ADC Sicurezza, con una storia pregressa di Rizzi, un'azienda di porte blindate fondata dal padre e poi in concomitanza con altri soci, per cui da figlio d'arte, Contardi uomo di produzione, decisero di costituire nel 2004, quindi recentemente, diciamo tra virgolette giovane, questa impresa con la finalità di creare un prodotto, l'inferriata in primis,
proprio perché si sentiva già allora il bisogno di proteggere le proprie case. Parliamo dell'anno, quindi lo vogliamo 2004, l'anno zero. Ecco. Da lì c'è stato un incremento importante. Oggi siamo in 72, diciamo, addetti. L'azienda si è sviluppata sul territorio nazionale e sfioriamo l'estero, e però dobbiamo ancora concentrare sforzi e energie in quella direzione e lavoriamo attraverso il canale B2B, per cui il rivenditore, i nostri rivenditori. Ecco, in questa trasmissione abbiamo più volte affrontato la problematica di come l'imprenditore ha affrontato la crisi, una lunga crisi, ma in realtà per una realtà come la vostra c'è stata una specie di inversione di tendenza, nel senso che purtroppo, lei me lo confermerà, sono aumentati i furti e quindi e di conseguenza anche il vostro business. Sì, noi a causa di un risvolto sociale assolutamente non positivo. Certo, negativo. Però diciamo, chiaramente abbiamo cavalcato questa impennata della microcriminalità che, voglio dire, numeri alle mano testimoniano un incremento forte, si parla di un 150% nella nostra area nord-ovest, un 128% a livello nazionale, e per cui è chiaro che un'azienda, fermo restando una capacità organizzativa, produttiva, eccetera, quindi un po' strutturata, ha cavalcato questo periodo, da qui ecco l'incremento dell'azienda. Bene. Matteo, vogliamo parlare delle vostre gamme di prodotto? Allora, l'RC nasce come azienda produttrice di inferriate di sicurezza. Ad oggi nella nostra gamma possiamo contare 8 linee di grate, di cui 2 sono riservate ai nostri clienti top partner. E abbiamo una gamma, diciamo così, completa proprio perché siamo in grado di soddisfare tutte le richieste che ci vengono sottoposte dai nostri clienti e anche dalle esigenze del mercato. Le esperienze che abbiamo maturato nel settore della sicurezza nel corso del tempo ci ha permesso di sviluppare una persiana in alluminio blindata e come ultima novità dell'RC abbiamo sviluppato anche un serramento in acciaio anch'esso blindato. Tutti i nostri prodotti vengono realizzati al nostro interno, abbiamo l'intera filiera produttiva con le più, diciamo, moderne tecnologie di lavorazione, abbiamo la verniciatura interna. Quindi made in Italy. Tutto interamente made in Italy, esatto. È importante, sì. Fa la differenza anche sul mercato. Oggi sì, anche perché in questo modo siamo in grado di consegnare il prodotto finito anche in tempi abbastanza celeri, che nel nostro caso magari il cliente che subisce il furto ha appunto un'esigenza immediata del prodotto finito per sentirsi più sicuro, ecco. Chiedo all'avvocato Santin, dalla sua posizione di vicepresidente di AISOM, come sta andando il Made in Italy? Il Made in Italy sta andando bene, perché noi abbiamo delle individualità che ci invidiano in tutto il mondo. Il problema nostro è fare massa critica e lavorare in team. Questo è il tema che da sempre un po' ci affligge e che l'imprenditore dal punto di vista culturale deve assolutamente affrontare, deve assolutamente superare. Ma quindi l'imprenditore italiano, intendo, ha una tendenza a stare un po' da solo, ad andare da solo sui mercati o cerca l'aggregazione? Ha molto tendenza a stare da solo. Ha molto tendenza a stare da solo e una delle missioni nostre è una missione di carattere squisitamente culturale, cioè quella di cercare di far capire attraverso i nostri incontri, attraverso i convegni, sempre con un'attitudine molto internazionale, di far capire all'imprenditore che il mercato non è più solo interno, ma è soprattutto esterno, è soprattutto a livello internazionale. E quindi in certi settori la massa critica fa la differenza. Ma soprattutto il lavoro in team. Oggi come oggi la grossa difficoltà è far unire realtà imprenditoriali diverse, perché spesso e volentieri gli imprenditori sono gelosi della propria individualità, non rendendosi conto che mettendo al servizio anche
di un proprio partner la propria individualità, si riesce a condividere e quindi si riesce a creare del nuovo. Abbiamo avuto recentemente ospite un grosso imprenditore dell'alimentare, dell'agroalimentare, che lamentava il fatto, per esempio, che i francesi, ed è vero, sono molto organizzati sulla grande distribuzione, gli italiani no. Quindi chiaramente un imprenditore dell'agroalimentare italiano ha più difficoltà anche a diffondersi a livello internazionale. Ecco, RC Sicurezza, dal punto di vista della distribuzione, si limita all'Italia, ha un profilo internazionale? Ho accennato, sfiorato l'argomento poc'anzi. Noi per necessità e gioventù tutto sommato, perché comunque in 13 anni, voglio dire, c'è stato talmente uno sviluppo da una parte spontaneo, dall'altra organizzato, che non ci ha neanche dato la possibilità e il tempo di affacciarci, fermo restando che adesso da un anno questa parte ci siamo affacciati, lavoriamo comunque un po' col mercato francese e svizzero, però mi associo all'avvocato, c'è assolutamente da fare tanto, perché anche noi comunque dalle poche ma significative esperienze abbiamo recepito, e questo con un pizzico di soddisfazione e di nazionalismo che manca in Italia, non voglio fare polemica, eri molto riconosciuto in Made in Italy. Sì, perché noi tendiamo a guardare sempre l'erba del vicino che è più verde. Sì, è vero, è così. Purtroppo gli esperti, dai numeri si evince che siamo bravini anche noi. Ma soprattutto ci viene riconosciuto questo Made in Italy, anche nel nostro ambito. Al di là di Oettinger, al di là delle buttazze del commissario Oettinger. Assolutamente sì. Bene, adesso diamo la voce alla pubblicità e ci vediamo immediatamente dopo. Ecco, avvocato Santin, ritorno subito su di lei dopo l'intervallo pubblicitario e le chiedo: perché le imprese devono ricorrere all'associazionismo? Quali sono i motivi per cui le imprese si rivolgono a un'associazione? Aggregazione, possibilità di verificare esperienze altrui, matching e quindi conoscenze, organizzazione di eventi che consentono alle imprese di svilupparsi, di migliorare e di utilizzare l'esperienza fatta da altri in settori analoghi e comunque soprattutto nel settore internazionale. Quindi voi aiutate le aziende che si associano anche a seguire dei percorsi per l'internazionalizzazione dei loro prodotti o servizi? È una delle nostre missioni più importanti. Abbiamo fatto su questo argomento parecchi convegni e poi una delle mission principali del presidente Stefano Vergani, e devo dire che abbiamo avuto dei risultati e un apprezzamento da parte degli associati, direi un gradimento molto importante. Questo vuol dire che il tema è molto sentito, deve essere però sviluppato, ripeto, è sentito ma poi deve essere sviluppato e deve essere poi messo in pratica dalle singole aziende. Cioè non basta semplicemente partecipare a un convegno, a una tavola rotonda, ma poi le direttive che vengono in qualche modo rappresentate in questi convegni, in queste riunioni, poi devono essere messe in pratica nell'ambito aziendale, nell'ambito imprenditoriale, in un percorso formativo anche con la stessa struttura, che è fondamentale. Assolutamente sì, anche perché molte imprese sono riuscite a uscire dalla crisi, dalla carenza di domanda italiana. A un certo punto la domanda era praticamente pari a zero, proprio internazionalizzandosi, vendendo i prodotti all'estero, e quindi è un processo che tante aziende hanno dovuto anche affrontare un po' di corsa alla fine, diciamoci la verità, un po' all'ultimo momento, perché molte non erano preparate. Ecco, ma a proposito invece di aziende che la crisi sostanzialmente non l'hanno o quasi vissuta, quindi parliamo di RC Sicurezza. RC Sicurezza, abbiamo detto, lo avevamo raccontato ai telespettatori nella prima parte della trasmissione, produce grate, persiane per difendere la casa, diciamo, dagli eventuali intrusi non graditi, ovviamente. Ecco, ma che cos'è il warning bell? Abbiamo parlato di sicurezza passiva, il suo argomento sarebbe esteso, cercherò di essere sintetico,
per cui ostacoli che rallentano l'effrazione, perché nulla è, voglio dire, blindato, no? Si apre tutto, però mi permetti di rallentare un tentativo di effrazione. Poi quando si parla di sicurezza attiva si parla di qualcosa che segnala un'intrusione, e quindi stiamo parlando di impianti d'allarme. Noi abbiamo creato un connubio tra sicurezza attiva e passiva, inserendo in ogni grata, eventualmente a richiesta, un impianto d'allarme. Il classico impianto d'allarme che io metto nell'abitazione, anziché metterlo all'interno della casa, lo metto già all'esterno, per cui prevengo addirittura l'intrusione in casa, e addirittura quando il malcapitato tenta di fare effrazione alla grata, quindi non è entrato in casa assolutamente, mi attiva l'impianto d'allarme. Vediamo se ho capito bene. Quindi io sono l'intruso che vuole entrare nella casa, che immagino piena chissà di che cosa, e mi attacco alla grata perché la voglio scassinare. Esatto. A quel punto suona già l'allarme. Esatto. Ho capito. Con un forte scuotimento ripetuto mi va in allarme. Oppure, ammesso che ci riescano, io riesco ad aprire la serratura dell'inferriata, mi suona l'impianto d'allarme. Qui c'è una doppia protezione. Quindi un allarme ulteriore a quello che eventualmente fosse già installato in casa. Ulteriore, no? O definitivo in mancanza totale di impianto, che poi posso predisporre anche per finestre, porte blindate e altro. E posso integrarlo con l'impianto già esistente facendo ragionare, dialogare i due, perché grazie alla tecnologia wireless. Oppure nel caso in cui un privato voglia farlo in un secondo tempo, crea una predisposizione alle grate stesse. Non so se ho reso l'idea. Sì, molto chiaro, molto chiaro. Vogliamo parlare invece con Matteo dei vostri serramenti? Allora, i serramenti sono, come dicevo all'inizio, la nostra novità. Un prodotto che abbiamo associato alla nostra gamma di produzione, e utilizziamo dei profili esclusivi per queste realizzazioni, e siamo in grado di appunto realizzare anche in questo caso dei serramenti in acciaio sempre certificati anti-effrazione. Che questi certificati è un must della nostra azienda, perché è una cosa a cui ci teniamo molto, offrire a tutti i nostri clienti dei prodotti che rispettano le caratteristiche anti-effrazione, in modo da offrire anche un prodotto valido alla clientela. Ma io ho capito che i serramenti sono anche blindati, c'è anche la blindatura. Praticamente sono dei serramenti tutti in acciaio, quindi molto più resistenti. E poi per passare le certificazioni è una cosa molto importante mettere anche una tipologia di vetro idonea e adeguata alle situazioni, e quindi ci sono molteplici varianti di realizzazione. Benissimo. Aggiungerei al serramento, ovviamente, come diceva Matteo, non solo è blindato, ma bensì è un serramento d'acciaio, un prodotto un po' più di nicchia, che offre la possibilità di essere, diciamo, inserito quando ci sono grandi luci, perché essendo più strutturato come serramento possono coprire grandi luci, e poi essere certificato assolutamente come tutti i serramenti in termini di acustica, in termini di termica, per cui come tutti i serramenti può raggiungere le massime prestazioni, ma soprattutto anche in termini di sicurezza. Ecco, ma chi è versatile, che richiede di più il vostro prodotto? Non lo so, la villetta in Brianza o anche il condominio in una zona popolare di Milano? Parlando di serramento? Sì, di serramento. Parlando di serramento, essendo un prodotto, ripeto, un po' più diciamo specifico, sostanzialmente è residenziale, per cui è più la villetta, perché si parla di luci architettoniche particolari. Ho capito. Benefici fiscali, li ricordiamo ai telespettatori? Tutti i nostri prodotti della sicurezza beneficiano appunto delle detrazioni fiscali al recupero del 50% dell'intero prodotto. Bene, questo è un dato molto importante. Avvocato Santin, ritorno su di lei. Le volevo fare una domanda. Le imprese sono uscite dalla crisi, secondo lei, o la crisi si sta trascinando ancora?
ci sono settori che ne risentono di più, settori che ne risentono di meno, l'obsolescenza ha colpito diversi settori. Il nostro osservatorio, che è un osservatorio molto variegato, ci porta a dire che ci sono dei settori che sono usciti dalla crisi e stanno macinando fatturati importanti, ci sono ancora settori che stanno ancora soffrendo e ci sono dei settori che sono in una situazione mediana. La crisi comunque, che se ne dica, non è ancora stata superata, non è ancora stata superata. Il problema nostro solito è che noi non abbiamo, a differenza degli altri stati, una struttura politica che ci supporti. Questa è la realtà, questa è la verità. Se noi avessimo dietro una struttura amministrativa, Francia, docet, e una struttura politica che veramente faccia gli interessi delle imprese, delle famiglie, quindi affronti veramente i problemi concreti che quotidianamente tutti quanti noi dobbiamo affrontare, il nostro cammino sarebbe certamente un cammino meno impervio e molto più semplice. Segnali ce ne sono, perché abbiamo l'Istat, la Banca d'Italia, cioè i dati sono abbastanza confortanti. Oggettivamente ci auguriamo che questa fase di disastro istituzionale passi molto in fretta e finalmente l'Italia venga dotata di un governo che sia in grado di affrontare le sfide che domani dobbiamo affrontare. Infatti noi politici non li invitiamo mai per questa sensazione sostanziale di inutilità, infatti non li invitiamo mai, perché invitiamo sostanzialmente solo imprenditori professionisti. Ecco, ritornando a Ricci Sicurezza, vogliamo spiegare ai telespettatori in poche battute perché dovrebbero rivolgersi a voi? Certamente incuriositi dalla gamma molto variegata, e qui non lo dico con, un pizzico di presunzione, ma si evince da visitando il nostro sito, o l'indirizzo Facebook, giusto per pubblicizzarlo. E sicuramente la gamma. Spiegava Matteo prima, un altro plus che riteniamo altrettanto importante è il servizio, perché avendo una produzione interna riusciamo ad essere abbastanza veloci, efficaci nella gestione e della commessa e della consegna. Consegna che viene fatta tra l'altro con i nostri mezzi, nel canale rivenditori. Per cui sicuramente gamma servizio e, aggiungo, in un mondo dove c'è tanto produzione artigianale, con tutto rispetto, ogni prodotto è certificato, che non è fondamentale, però lo dice la parola stessa, io certifico che questo prodotto ha determinate caratteristiche, gli altri possono essere meglio dei nostri, ma possono essere anche inferiori ai nostri, io lo certifico. Certo, e questo è di fondamentale importanza. Abbiamo circa 20-30 secondi invece per spiegare agli imprenditori che ci seguono perché dovrebbero interessarsi ad Aisom e capire magari se possono anche associarsi. Perché siamo un'associazione di persone semplici. Ecco, questa è una bella definizione. Siamo un'associazione di persone semplici, siamo un'associazione con una struttura assolutamente snella, che si basa poi sulla disponibilità dei singoli associati. E questa è una cosa molto importante. Allora colgo l'occasione per ringraziare gli ospiti di stasera e salutare tutti i telespettatori. Alla prossima puntata. Buonasera. 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 Grazie. In collaborazione con Centurion Payroll Service SRL, il payroll outsourcing al servizio della tua azienda.